Registrando? Sì, spero che stia registrando. Allora, potete? Sì, ok. Allora, ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Allora, nuovo video review questa volta. Ho già fatto le sopracciglia e il resto, vabbè, ho messo un po' di crema che sarebbe questa della Vichy. Vedete? Non so se si vedrà mai, ma eccola qua. Aspettate. Ecco. E niente, ho messo un po' di crema della Vichy e nel frattempo mi ho dato un po' di rossetto che ovviamente ho tolto perché era inguardabile da vedere sulle mie labbra, quindi era bruttissimo. L'ho tolto, ma almeno è rimasto un po' di colore, anche se non è bello da vedere, ma vabbè. E cosa dirvi? Questa è una recensione sul prodotto che avete visto su Instagram della Maxi Terra di Rimmel. Questa qua, ed è molto buona, direi. Ah, veramente non è una recensione vera e propria, però è una recensione esattamente, come dire, per farvi capire che veramente mi è piaciuta, che le ho valutate più dell'altra Cipria, no Cipria, scusate, Terra, questa qua, che è sempre di Rimmel, adesso non ricordo più, comunque, o Maybelline, sì, che mi sa che è Maybelline. Questa l'ho valutata perché colora più di quell'altra, chissà perché. La Rimmel è un ottimo marchio, un ottimo brand e la adoro. Adesso andiamo subito al nocciolo del discorso e vado a togliere gli occhiali e a farvi vedere quanto colora, ops, scusate, quanto colora questa terra. Senza che io la faccio cadere per terra in mille pezzi. Ecco qua, questo è il colore, come vedete. Ma va, però è bellissimo. Io adoro questo colore, mi piace da matti e ha veramente una bella pigmentazione. Non so voi, ma a me piace da matti. Troppo bella. Poi, boh, non so voi, ma a me, boh, subito mi ha incantato, mi ha stupito. È troppo. Ecco qua. Ora pulcio un po' il pennello su, anche se ce l'ho già sporcato di tanto. Ecco qua. Faccio una bella. Allora, ho spento lo specchio perché era già bello bollente quando stavo truccandomi le sopracciglia, ridefinendomele. E quindi ho. Scusate se faccio silenzio, ma quando faccio così è perché sto cercando di vedere un po' la stesura giusta per questa terra, perché anche il bronzer va sa tutto stento. Io non sono granché nella stesura dei prodotti alle volte, ma non voglio, come si può dire, insegnare nulla a nessuno, ma lo faccio per mio piacere. Come si suol dire, lo faccio per me stessa, ma va bene anche farvi vedere come la mia esperienza. Oddio, qua mi sto sporcando tutto, aiuto. Forse è meglio che mi metto di traverso, perché veramente non ne posso più di sporcarmi in continuazione. Però, vedete come è già pigmentata? Vedete? Non c'è neanche bisogno di troppo contouring perché se non fa troppo effetto maschera, e già mi sa che la mia un po' l'ha fatto, ma vabbè. Lasciamo perdere. Che è troppo bella questa terra. Bella, molto bella. Non so cosa voi ne dite, perché non potete rispondere per questo video, ma appena lo metto online, sperando che ve lo vediate. No, non faccio contouring al naso, la metto qui e basta. Caspiterina! Guardate un po'. Vedete come colora bene bene il viso? No, ma che cos'è sta roba? Bellissimo. Adesso non voglio cantare troppo vittoria, però è bellissimo davvero. Già. Ora allargo un po' la inquadratura. Ok. Mi metto gli occhiali, se no non vedo una mazza, ragazze, perdonatemi, ma ho bisogno di vedermi anche io. Come vedete,
come mi vedete, fatemi sapere sotto i commenti. Beh, io direi che a parte la brufolanza maledetta che ho, vabbè, a parte lei che sono bellissimi, mi piacciono, quelli non c'entrano nulla, se tolgo gli occhiali sfumano troppo di più. Roba qua di contouring, o come si chiama, ho colorato un po' la fronte a partire dalle gote, alla parte degli zigomi, all'osso qua, vedete a questa parte, oddio come si vede di qui, e poi ho colorato anche un po' da, insomma tutto il viso fatto, perché ragazzi non avevo tanto voglia di mettere chissà quanti prodotti e quindi chissà quali prodotti, fondotinta, rimmel, mascara, ho messo queste ciccia puro cacao e sono corsa a fare le mie cosucce, cioè sono uscita di casa per fare altre cose mie e nulla, questo è quanto. Il risultato della terra mi è piaciuta, la riacquisterei, se ne trovo di altre sì, mi farei la scorta perché è veramente fantastica. Addirittura ho messo sta matita qua in combo, perché devo dire la verità, ho messo il burro a cacao, poi l'ho levato per mettere questa matita qui della Debbie. E poi cosa ho messo? Un rossetto della Wacom e basta, il resto si sa, ho messo questa e mi è piaciuta un botto, quindi cosa dirvi? Mi piace e ho speso, se non erro, ce l'ho in borsa, tendete un attimo. Allora, mi pare che la borsa sia di là. Sulle 13 euro qualcosa, se non erro. Sì, sì, infatti mi sa che sulle 13 euro qualcosa ho speso di questa terra. Un attimo solo. Non stoppo, torno subito. Ah no, devo stoppare perché... Allora, eccomi ragazze, ho speso praticamente 13,10 euro per questa terra. Ce l'ho scritto qua nello scontrino, se riesco a prelevarlo qua. Credetemi sulla parola, perché tra l'altro ve lo farò anche vedere se mi riesci di mettere bene lo scontrino di saponi e profumi. 13,10, sì. Ve lo ribadisco, eccolo qua. No, non si vedrà mai, ma io farò così. Vedete? No, non si vede. Ecco qua, se vedete da questa parte vi è scritto 13,10. No. Sì, invece. Perché non si vede? Comunque, questo è, se non l'avete visto, al massimo vi metterò da questa parte nel montaggio, vi metterò il numerino del costo, il prezzo esatto. Comunque fidatevi, a parte che sono sporcata tutta, non so come andrà via tutte queste macchie di fondo, di sì, fondotinta, buonanotte, di terra. E mi è piaciuta, e se vi è piaciuto il video ovviamente ricordate di mettere like e noi ci vediamo nel prossimo video, ovviamente ASMR dopo di questo, se ovviamente mi riesci di farlo, non è detto. Un bacio, ciao!